vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche e continuare a sorridere, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora. Ecco che cosa si può dire di un uomo. Buonasera e benvenuto, senatore Raniero Lavalle. Buonasera. Oggi si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Lei avrà sicuramente sentito, ascoltato l'omelia dell'arcivescovo Delpini durante le celebrazioni funebri, che mi sono risultate un po' particolari. Perché? Perché durante questa omelia, insomma, l'arcivescovo ha detto: quest'uomo si è comportato come si doveva comportare, si è un po' adattato ai tempi, sia l'uomo politico che l'uomo imprenditore si è comportato adattandosi alla situazione, non poteva essere altrimenti, un po' quasi non solo un'assoluzione, ma più che altro una forma di acriticità, insomma, il mondo va così e non si può cambiare. Lei cosa ne pensa? No, io non penso esattamente che sia stato così. Penso invece che l'arcivescovo di Milano, trovandosi di fronte a un problema difficilissimo, perché lei capirà che in questo momento, all'interno di una grande emozione da un lato, ma anche di una grande contraddizione che si è aperta nel giudicare la vita di Berlusconi, in morte di Berlusconi, allora nel Duomo di Milano, con tutto il parterre, diciamo, dei, non solo degli estimatori, dei parenti, degli amici, ma anche del mondo politico, anche dei rappresentanti delle espressioni, diciamo, del mondo vario del nostro paese, e allora dare un giudizio, entrare nel merito, era una cosa molto difficile. E lui aveva una responsabilità, che lui non doveva dire che cosa ne pensava lui o che cosa ne pensa la Chiesa, perché la Chiesa non può dare a caldo un giudizio su una vicenda politica che è ancora aperta e che è ancora suscettibile di portare delle conseguenze che possono essere buone ma anche cattive o molto cattive. Quindi non poteva, diciamo, anticipare un giudizio che entrasse nel dramma della politica, e aveva invece da annunciare il Vangelo. Cioè, qui si trattava di un commiato, ma di un commiato che veniva considerato dalla maggior parte delle persone lì presenti come il commiato tra una vita terrena e una vita che non finisce, una vita che non sappiamo bene come sarà e nelle mani di chi sarà, ma che i cristiani, i credenti, sono abituati a indicare come una vita che si svolge nelle mani di Dio. E allora lui aveva questa responsabilità, non poteva tradire né gli uomini, ma neanche Dio, perché il suo compito era questo. Allora lui non ha detto che Berlusconi si è adattato ai tempi. Lui ha detto che cos'è un uomo e in qualche modo che cosa dovrebbe essere, e ha fatto una descrizione dell'uomo che è una descrizione straordinaria, un uomo che ama, un uomo che cerca la felicità, un uomo che entra in rapporto con gli altri, ma non era Berlusconi, era l'immagine di un uomo, il modello di un uomo. E poi alla fine l'unica cosa che lui ha detto sull'uomo, sulla persona di Berlusconi, sono l'ultima riga del suo discorso, se lo leggiamo per iscritto e se lo sentiamo anche per come l'ha pronunciato. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio. Che Berlusconi fosse un uomo non c'è nessun dubbio, e che ora incontra Dio non tutti sono sicuri. Anche perché questo incontro con Dio, come deve essere presentato da un vescovo, da un predicatore del Vangelo? Deve essere annunciato come un giudizio, come una sentenza, come una condanna, come un perdono, come una misericordia. E per secoli abbiamo dibattuto su che cos'è questo Dio e qual è il rapporto che l'uomo ha con lui e che Dio ha con gli uomini. E allora qui c'è una strada, e in qualche modo
non c'è il giudizio, cioè in Dio non c'è giudizio, o meglio, in Dio c'è un giudizio, ma non possiamo noi arrogarci questo giudizio, non possiamo metterci al posto di Dio, non possiamo essere noi a giudicare. Certamente sul piano di questo rapporto tra l'umano e il divino, ma sul piano storico noi possiamo giudicare, noi dobbiamo giudicare, perché se noi lasciamo le cose non giudicate, ebbene la storia ci sfugge di mano, ma non solo la storia, il presente ci sfugge di mano. E allora l'altra difficoltà era questa, che nelle prime ore dopo la morte di Berlusconi, mentre normalmente quando c'è un defunto, una morte, c'è solamente un pianto, un cordoglio, un rimpianto, e non si entra troppo nel merito di quella che è stata la vita di quella persona defunta, e normalmente anzi proprio si chiama proprio così l'elogio funebre, le onoranze funebri, cioè il morto, il defunto, quello che ci ha lasciato, ha diritto alla pietà, all'indulgenza, a un ricordo favorevole, perché ha chiuso la sua vita, e quelli che restano è bene che ne abbiano un ricordo non negativo. Ma qui è successo un'altra cosa: è morta una persona che ha avuto un grandissimo ruolo non solo nella vita politica, ma nella vita anche proprio della vita di tutti, del modo di vivere, e non solamente dell'Italia, ma in qualche modo anche del mondo. E quindi è entrato dentro una grande contraddizione. E dopo le prime ore in cui si sono sentiti solamente elogi, encomi, ricordi commossi, rivendicazione di comunanza, di amicizia, e si è cominciato a dire: vabbè, ma non possiamo non dare un giudizio. Cioè si è sdoganato un po' il giudizio anche politico, storico, e da quel momento in poi non si poteva più parlare di questo morto, di questo defunto, seppure circondato di affetto, di stima, di un ricordo favorevole, non si poteva lasciare non giudicato sul piano della storia, sul piano della politica. E per questo era difficile il compito di un vescovo, di un pastore, di uno che celebrando la messa deve fare l'omelia richiamando come protagonista il Vangelo. A proposito del ruolo che ha avuto Berlusconi nel mondo, come ha detto lei adesso, tornando un po' alla situazione attuale anche sul piano internazionale, lei cosa ne pensa delle affermazioni di Berlusconi di qualche mese fa sulla guerra, su Zelensky in particolare? Sì, dunque io penso che avesse ragione, nel senso che questo è un tema di grande controversia, questa guerra che è scoppiata, sappiamo bene, immediatamente per opera di chi? Di Putin, della Russia, però sappiamo anche che aveva dei precedenti, sappiamo anche che ci sono responsabilità che non sono solamente di una parte, ma sono anche degli altri. C'è un problema di come si esce da questa guerra, se se ne deve uscire necessariamente con la vittoria degli uni e la sconfitta degli altri, lasciando a una delle due parti la sola alternativa tra l'umiliazione e la vittoria, tra l'umiliazione e la sconfitta. E allora credo che introdurre un elemento diciamo diverso rispetto a quello che è un pochino il giudizio più corrente, più ortodosso, diciamo così, che appartiene di più al discorso politico unico che oggi si tende a fare, penso che corrispondesse a una vera opinione, una vera difficoltà che Berlusconi aveva nel giudicare questa vicenda, e penso anche che fosse legittimo che lui potesse avere un'opinione diversa. Poi certo lui faceva parte di una realtà politica, di un'alleanza, aveva fatto una scelta politica che lo ha poi condizionato nell'espressione di questa sua opinione, di questa sua contrarietà, di questo suo auspicio di uscire da questa politica di oggi e di farne un'altra, quindi non ha avuto il coraggio, diciamo così, di uscire e di ottenere che su questa sua linea si realizzasse un consenso diverso. Ma visti i buoni rapporti che aveva Berlusconi con Putin, secondo lei se ci fosse stato Berlusconi al potere, al governo, come qualche anno fa, ecco, sarebbe cambiato qualcosa oppure la situazione sarebbe... Sì, comunque... sarebbe cambiato, nel senso che non ci sarebbe stato questo crucifige che riguardava solamente la posizione della Russia e di Putin.
però probabilmente non sarebbe riuscito a ottenere nulla, perché il problema dell'uscita da questa guerra, ristabilendo una situazione di giustizia e di pace, non dipende solamente da Putin. Non è vero che tutto si risolve nell'identificazione dell'aggredito e dell'aggressore. Uscire da questa guerra vuol dire uscirne non con la vittoria, ma con una soluzione politica, con un negoziato, e noi abbiamo una situazione secondo cui una delle due parti, cioè l'Ucraina, così come oggi è guidata da Zelensky, addirittura ha stabilito una legge, una norma giuridica coattiva in cui si proibisce il negoziato, cioè si lascia come unica uscita dalla guerra la vittoria sulla Russia, sulla grande potenza, non è tanto facile. E poi c'è anche tutto l'appoggio che a questa visione, volente o nolente, da tutto l'Occidente, la NATO, gli Stati Uniti, Biden. Quindi per quanto qualcuno in Occidente possa avere un'opinione più oggettiva, più serena, più vera, più realistica sulle responsabilità e sul modo di uscire dalla guerra, e probabilmente non ce l'avrebbe fatta lo stesso. Vorrei dire un'altra cosa, però, certo, sempre a proposito di questo momento che abbiamo vissuto con le esequie a Milano, che c'è stato un momento, mi pare molto interessante, in cui questo discorso del Vescovo, che in qualche modo rimetteva la pratica a Dio, dicendo noi non possiamo anticipare il giudizio di Dio e quindi non diamo un giudizio sulle cose di questo tempo. Ci sono poi due momenti in cui è uscito un lampo di verità, e sono due momenti che non si trovano nel testo scritto, ma che l'arcivescovo ha detto di getto, parlando. E il primo momento è quando parlava dell'uomo d'affari, cioè parlava dell'economia. E noi sappiamo che oggi l'economia è l'economia capitalistica, è un'economia che Papa Francesco dice che è un'economia che uccide, è un'economia che grandi movimenti nel mondo e anche molti stati e molti paesi del mondo, del sud del mondo, cercano di cambiare, di correggere. Ebbene, allora cosa dice il Vescovo? Dice che l'uomo d'affari, c'è scritto, guarda ai numeri e non ai criteri, che è una sentenza grave, perché se uno in economia guarda solo i numeri e non ai criteri, allora può usare l'economia per uccidere, per non dare lavoro, per... E allora lui gli è venuto, guarda ai numeri, forse si dimentica dei criteri. Cioè non ha voluto dire che l'economia che seguiva Berlusconi necessariamente era un'economia che guardava i numeri e non i criteri. Sì, può darsi che questo facesse Berlusconi, però lui ha messo un elemento di incertezza, un elemento di problematicità, di dubbio. Forse si dimentica dei criteri. Allora, se noi dentro questa rappresentazione dell'uomo, diciamo in se stesso, ci mettiamo la figura di Berlusconi, possiamo dire sì, Berlusconi era un uomo di affari ed era un uomo di questa economia, però forse si adeguava a questi criteri, forse ne avrebbe anche potuto seguire altri. E poi c'è un'altra spia molto, molto importante in questo discorso, quando parla dell'uomo politico, quando parla della politica, qui c'è scritto che un uomo politico cerca di vincere, e qui credo che abbia ragione, a sostenitori e oppositori, un uomo politico è sempre un uomo di parte. Nel dire questa frase l'arcivescovo ha aggiunto, un uomo politico nei nostri tempi è un uomo di parte. Quindi vuol dire che l'identificare la politica con l'essere di parte è una cosa che di questi tempi qui non è un dover essere, non è una norma, non è una descrizione oggettiva di quella che è la politica, perché la politica può non essere un'operazione di parte, può non essere uno strumento solamente per vincere, per sopraffare l'avversario, per far valere gli interessi degli uni contro gli interessi degli altri. La politica alta, la politica che noi sogniamo, ma anche dobbiamo impegnarci con le nostre mani a farla, a realizzarla, e non solo per noi,
autonoma per tutti. È una politica che non tende alla vittoria, non tende ad essere parte, ma tende a trovare delle soluzioni per tutti, la giustizia per tutti, l'equità per tutti, il lavoro per tutti. E questo c'è scritto nelle Costituzioni, c'è scritto nei trattati di geopolitica. Cioè non è vero che è sempre così, che la politica è sempre una cosa di parte, una cosa che identifica il nemico, una cosa che vuole gli interessi degli uni contro gli interessi degli altri. Oggi purtroppo, in questi tempi qui, dice l'arcivescovo di Milano, in questi tempi qui è così, ma in questi tempi non è detto che debba essere sempre così. Che poi Berlusconi abbia fatto la politica secondo questi tempi qui, oppure secondo una politica diversa, questo l'arcivescovo non lo ha detto, lo ha lasciato al nostro giudizio, che pure dobbiamo dare. Tornando sulla questione affari di cui parlava anche lei prima, vi volevo riportare invece sul focus degli armamenti, quindi delle armi che stiamo anche noi in quanto Italia dando ancora in Ucraina. Secondo dati Sipri, abbiamo realizzato dei super profitti proprio con la guerra, no? 33,5 miliardi di dollari, leggo testualmente, sono le spese militari che abbiamo portato avanti nel 2022. Come li commenta questi dati lei rispetto a quello che stiamo vivendo adesso? Guardi, prima di tutto a me dispiace che queste cose le sappiamo dal Sipri. Cioè io vorrei che si sapessero in Parlamento per una chiarezza, per una trasparenza che il governo nei confronti del Parlamento e quindi del Paese usa per farci sapere, per farci capire, per farci anche giudicare se queste armi sono giustamente date. Quali sono le armi che sono date? Se sono armi, per esempio, come quelle che vengono o sono state promesse dal governo britannico, cioè missili a uranio impoverito, beh, fa molta differenza se noi mandiamo delle armi che non arrivano a questo grado di distruttività, che realizzano poi danni enormi non solo per oggi, ma anche per centinaia o forse migliaia di anni, non solo per questa generazione presente oggi, ma anche per le generazioni future. È molto importante sapere che armi mandiamo, con quali criteri, o anche semplicemente se vogliamo sbarazzarcene per riempire i nostri arsenali di armi diverse. Lo vogliamo sapere, non lo vogliamo sapere dagli istituti di ricerca. Questa è la prima cosa da dire. E la seconda cosa da dire è che purtroppo le armi non sono solamente lo strumento della guerra, ma quasi sempre sono la causa della guerra. Sono la causa della guerra. Quando noi parliamo della pace, non parliamo solamente di cessare le ostilità, di cessare il fuoco, parliamo anche di creare delle condizioni per cui l'affare delle armi non è l'affare prevalente, la costruzione delle armi non è solamente una fonte di profitti. Lei pensi che proprio questa guerra qui, questa guerra dell'Ucraina, è stata comprata a denaro, perché sono uscite delle notizie credibilissime, anzi addirittura ufficiali in America, secondo cui dopo la rimozione del muro di Berlino, dopo la fine della contrapposizione tra i blocchi, siccome c'era stato un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti, allora era l'Unione Sovietica, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, che si sarebbe accettata la riunificazione della Germania, però in cambio la NATO non avrebbe esteso la sua influenza e la sua alleanza di un pollice verso est, verso i confini della Russia, dell'Unione Sovietica. C'era questo accordo tra gentiluomini, poi non sempre si è gentiluomini appunto in politica. E allora che cosa è successo? Che siccome c'era questo impegno dell'Occidente, questo impegno della NATO a non entrare in questi nuovi paesi che si erano staccati dall'Unione Sovietica, che erano usciti dal patto di Varsavia, si è creata in America un'associazione, un gruppo di pressione formato dai fabbricanti di armi americani e da parti della destra conservatrice americana, quei cosiddetti neoconservatori. Allora la destra americana aveva lanciato questo mito del nuovo secolo americano. Beh, si crea un'associazione di industrie di armi e di conservatori di destra americani che investono 50 milioni di dollari, che corrispondono ai 94 milioni di dollari di oggi, per convincere i congressisti, i deputati, il governo, la Casa Bianca, il Pentagono ad allargare la NATO a questi nuovi paesi che erano sprovvisti di armi,
perché non facevano parte dell'alleanza occidentale e le uniche armi che avevano erano quelle che erano residuate dalla loro appartenenza all'Unione Sovietica. Allora, se questi paesi entravano nella NATO, si apriva un grandissimo mercato delle armi e quindi una immensa possibilità di profitti, e con questi 50 milioni, appunto, gli investimenti che sono da un punto di vista puramente economico, puramente quantitativo, solo produttivi, un investimento riuscitissimo, perché con 50 milioni di dollari sono riusciti adesso ad avere la guerra a causa della NATO con l'Ucraina, e già si sono spesi 100 miliardi di dollari per questa guerra in America. Quindi il rapporto tra l'investimento e il risultato in termini di profitto è, diciamo, da un punto di vista economico straordinario. Quindi le guerre non sono solamente frutto delle contraddizioni, delle rivendicazioni territoriali, la libertà, l'autonomia delle popolazioni, tutto questo va bene, ma in gran parte sono anche causate e addirittura comprate dalle armi. A proposito di questo discorso, io le vorrei far ascoltare le parole di Jeffrey Sachs, che è uno dei più importanti economisti, insomma, di fama internazionale, proprio su come si uscirebbe dalla guerra in questo momento, qual è la migliore strategia adesso. Sentiamo cosa dice. La strategia più importante è il negoziato. Se le varie parti in conflitto non si parlano, tutto ciò che accade è un'escalation, è un pericolo per il mondo intero. È ora che il presidente Putin, il presidente Biden e il presidente Zelensky si parlino e negozino davvero, si ascoltino a vicenda e trovino soluzioni. Non c'è stato alcun colloquio tra il presidente Biden e Putin dall'inizio dell'ultima fase di questa guerra nel febbraio 2022. Devono parlare, altrimenti siamo solo sulla strada dell'escalation. Ogni parte invia più armi, ci sono più pericoli, più persone in Ucraina muoiono, così non si arriva a un percorso di pace. L'idea che l'Ucraina sconfiggerà la Russia non ha senso, perché la Russia alla fine è una superpotenza nucleare. Dobbiamo spingere la Russia all'escalation, alle armi nucleari? È una follia. Il presidente Kennedy disse 60 anni fa, in occasione di questo anniversario, che dare a un avversario l'unica scelta tra una ritirata umiliante o un'escalation verso le armi nucleari dimostrerebbe assolutamente che abbiamo perso il senso della nostra umanità. Kennedy disse soprattutto: non fatelo, non entrate in guerra con una superpotenza nucleare. Disse: si può fare la pace, per questo siamo qui a ricordare le sue parole e a capire che il nocciolo della pace è negoziare con l'altra parte. Beh, io penso che abbia ragione, come aveva ragione anche Kennedy. C'è stato un periodo in cui anche le grandi potenze mostravano molta più razionalità e serietà di qua. Beh, ad esempio con la crisi dei missili di Cuba, Jeffrey Sachs parlava proprio di questo alla conferenza. Certamente, di certamente, ma lì si è risolto con questo parlarsi l'uno con l'altro. Kennedy e Khrushchev si sono parlati, hanno deciso insieme di fare una cosa l'uno e l'altro, perché Khrushchev ha fermato le navi che portavano i missili e se le fatte riportare in Unione Sovietica, ma Kennedy ha tolto i missili che aveva in Turchia a un passo da Mosca, così come adesso. Con questo ingresso voluto dell'Ucraina nella NATO, noi avremmo dei missili nucleari, non a Comiso, che dovevano distruggere l'Ungheria, secondo la nostra vecchia scelta militaristica e bellica durante il tempo della Guerra Fredda, ma dei missili che da Kiev in pochi secondi potrebbero arrivare su Mosca. Del resto, se stanno bombardando Mosca con i droni, certo, si figuri se non sarebbe facile arrivarci con i missili. Quindi questo è verissimo. In passato le grandi potenze sono state più serie, più responsabili, ma adesso perché non si può fare il negoziato? Perché la posta in gioco non è l'Ucraina, purtroppo non basta, per questo è assurda questa posizione così intransigente e ultimativa di Zelensky, perché purtroppo l'Ucraina in questa situazione è solamente resa vittima dagli uni e dagli altri. Ma non è per lei che si sta facendo la guerra, non è per il Donbass, non è per le cosiddette terre irredente che Kiev rivendica, ma è per una visione del mondo. Cioè, noi abbiamo una visione del mondo che è stata descritta negli ultimi documenti dell'amministrazione americana come una situazione in cui, essendo finita la guerra fredda, le relazioni tra le potenze del mondo
sarebbero e debbano essere delle relazioni di competizione strategica, e c'è qualcuno che deve vincere e qualcuno che deve perdere. Allora, secondo l'impostazione dell'Occidente, e l'Occidente non è solamente una parte del mondo, l'Occidente è quella che ha la più grande potenza militare del mondo, perché il rapporto che c'è tra le spese militari dell'America e le spese militari delle potenze che sono subito dietro di lei è da 800 o da addirittura 1000 miliardi a 60-70 miliardi, quindi c'è una strapotenza incredibile. E allora, secondo questa visione, questa potenza anche militare deve assumere il controllo del mondo, l'egemonia sul mondo, cioè il mondo che viene concepito come un'entità unica, che debba avere un solo diritto, una sola economia, una sola cultura, una sola forma politica. E allora un mondo concepito così, fino a che non si decide chi se lo prende, chi lo gestisce, chi lo fa a propria immagine, è un mondo che non può che contemplare una guerra d'oltranza come quella che sta scritta in questi oggi. Documenti. C'è scritto in questi documenti che in questo decennio si dovrà decidere non solo la messa fuori gioco della Russia, ma l'ultima sfida con la Cina. E ma perché dobbiamo andare a una guerra totale, finale con la Cina? Perché? Ma oltre che il perché, ci dobbiamo dire con quali esiti questo certo. Si farebbe. Perciò bisogna negoziare per l'Ucraina, ma sapendo che negoziare per l'Ucraina, trovare un'uscita da questa guerra, vuol dire anche cambiare il modo di pensare il mondo e di come noi dobbiamo stare al mondo. Io so che lei, insieme a Massimo Cacciari e Michele Santoro, state lanciando un appello che si rivolge agli elettori di tutti i partiti. Mi può spiegare quali sono i capisaldi di questo appello? Allora, noi dobbiamo riconoscere che ci sono tre grandi problemi che non sempre o quasi mai sono assunti come tali dalle forze politiche esistenti, dai partiti esistenti. Il primo è il tema della pace, che viene spesso considerato come un problema specifico, particolare, come se non investisse tutta la realtà. Ma il secondo è il problema della terra. Stiamo distruggendo la terra, è un problema politico, è un problema delle politiche che si fanno, perché questa terra continua a essere vivibile. E poi c'è il problema ormai del degrado che abbiamo ormai accettato riguardo alla vita delle persone, degli uomini, delle donne, cioè la perdita della dignità, di come gli uomini e le donne, e direi prima di tutto le donne, data la storia da cui veniamo, devono essere riconosciuti nella loro dignità, e le cose che si fanno, che si decidono, devono essere tali per cui la loro vita possa essere una vita degna, ma non solo un degno tenore di vita, come dicono le costituzioni, come dicono, ma proprio la dignità riconosciuta alla loro vita come tale. Per esempio i migranti, ma i migranti non solo vengono abbandonati ai naufragi e lasciati morire nel Mediterraneo, ma vengono trattati come cose, come oggetti. È una cosa disumana. Se voi ricordate il messaggio del presidente Mattarella all'inizio del suo secondo mandato, c'era, mi pare, 10 volte, 15 volte la parola dignità, perché la dignità si declina in moltissimi modi, non è solamente un'affermazione di principio, ma riguarda il modo di vivere, la scuola, l'economia, il lavoro, riguarda tutto. E quindi è questo che noi dobbiamo rivendicare e stabilire. Unendo questi due punti, no? Che è la terra e anche il problema dei migranti che lei ha appena citato, sono usciti dei dati dell'UNHCR che affermano che l'80% dei rifugiati provengono da territori che hanno dei gravi problemi di crisi climatica. Parliamo di rifugiati climatici che con gli anni aumenteranno sempre di più. Ecco, secondo lei questo problema come potrebbe essere risolto? Cos'è che non stiamo facendo abbastanza? Cos'è che la politica magari non sta facendo abbastanza? Beh, prima di tutto non dobbiamo fare le guerre, perché le guerre aggravano enormemente questi problemi e impediscono che siano non solo risolti, ma nemmeno affrontati. E poi dobbiamo fare delle politiche, sono delle politiche di solidarietà, delle politiche di integrazione economica, delle politiche che permettono lo sviluppo, che permettono perlomeno l'autosufficienza alimentare ed economica di tanti paesi. Ma poi non per oggi, forse non per domani, ma in prospettiva, l'unica risposta a questo problema universale del mondo dei migranti è che si aprano le frontiere, che tutti gli uomini e le donne, tutti i popoli possano migrare da una parte all'altra e stabilire la loro residenza, la loro vita, dove ritengono che la loro vita possa avere il più felice e anche dignitoso sviluppo.
Questo in prospettiva è molto difficile naturalmente, però quando noi siamo andati a conquistare l'America, abbiamo scoperto l'America e l'abbiamo conquistata, abbiamo sostituito con gli spagnoli, con i portoghesi, con gli italiani, da 50 a 100 milioni di indios che abbiamo condannato alla sparizione o alle malattie o alla morte, e ci siamo messi noi al posto loro. Quindi è chiaro che non può essere questa la, diciamo, integrazione tra popolazioni di paesi e di continenti diversi, ma deve essere un'integrazione controllata, un'integrazione che sia politicamente gestita. Però il punto è questo, che bisogna aprire le, insomma, in Europa ci si deve venire con gli aerei e con le navi di linea, non con i barconi e con le zattere. In America i nostri immigrati dei primi anni del Novecento andavano nei transatlantici, nei bastimenti, in terza classe, arrivavano nei porti americani, vedevano la Statua della Libertà, ecco, questo è il nuovo mondo, ma venivano accolti, non certo con tutti gli onori e con tutti. Però insomma c'era un paese che si apriva a un'immigrazione ingente da parte del vecchio mondo. Tornando all'ultimo punto, che è quello più interessante, lei parla di dignità, però è un concetto abbastanza complesso. Lei cosa intende esattamente per dignità? Come lo declina? Guardi, la dignità è raggiungere in qualche modo il minimo sindacale, che io chiamerei anche il minimo politico, ciò al di sotto del quale non si può andare perché la vita umana sia una vita vivibile e quindi una vita degna. Ma certamente prima di tutto c'è la libertà. Io so e ricordo che c'è uno dei documenti più importanti del Concilio Vaticano II che si chiama Dignitatis Humanae, che parla della dignità. E che cos'è questa dignità? È la libertà. Anzitutto la libertà di religione, quindi ognuno segua la propria religione secondo la propria coscienza. Ma questa libertà della religione è anche emblema di tutte le altre libertà. E poi voglio ricordare, appunto, prima parlavamo del messaggio del Presidente della Repubblica, ma parliamo anche della Costituzione italiana. La Costituzione italiana prevede la dignità delle persone come fondamento, insieme al lavoro, della Repubblica, e come condizione minima sotto la quale non si possa andare perché delle persone siano considerate cittadini. Riguardo questo tema, le volevo far vedere questo dato di Eurostat che sottolinea come in Italia un giovane su 4 è a rischio povertà. Parliamo fra i 15 e i 29 anni, è un dato agghiacciante. Sì, è un dato agghiacciante perché uno su 4 è una proporzione spaventosa, e poi anche uno non deve avere questa sorte. Bisogna riuscire a creare una situazione in cui, insomma, tutta la discussione che si fa sul salario, sul reddito minimo, o anche sul salario minimo. Cioè, qui non si tratta di arricchire qualcuno, si tratta di fare in modo che nessuno sia al di sotto di un minimo vitale, che possa nella giornata che vive non occuparsi solamente di come risolvere il problema di avere un pezzo di pane da mangiare, ma come vivere, come avere il rapporto con gli altri, come sviluppare la propria, come pensare al futuro, come sognare. Questa è la dignità, non basta solamente dargli un tozzo di pane o un tetto, che non, neanche questo gli si dà, però non basterebbe, perché la dignità è il vivere. Quando l'arcivescovo di Milano dice che cosa vuol dire essere uomo, ebbene vuol dire questo. Io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi questa sera, senatore Lavalle, e ci vediamo presto. Sì, grazie mille. Spero, grazie a voi, grazie.